siamo. Domenica 11 maggio 2014, una giornata che Pozzuoli ricorderà per sempre. Ieri la città flegrea ha infatti ripreso possesso di una parte importante della sua storia, con la riapertura della Basilica Cattedrale di San Procolo. Dopo 50 anni la tradizionale processione dei sette santi martiri diocesani, che ricorre proprio la seconda domenica di maggio, ha ripercorso lo storico tragitto concludendosi con l'ingresso delle statue nel Duomo. Le celebrazioni hanno preso il via dalla chiesa Santa Maria delle Grazie, dove alle 17.30 in punto ha fatto il suo ingresso il vescovo Gennaro Pascarella. I fedeli, in tantissimi ad affollare la piccola chiesa alle spalle del porto, hanno atteso l'uscita dei simulacri dei sette santi portati a spalla. Il primo ad uscire il busto marmoreo di San Gennaro, seguito dal reliquiario e dal busto d'argento di San Procolo e dal busto ligneo di San Celso. Il corteo ha percorso le vie del centro storico passando da Piazza della Repubblica. Tra i vicoli del borgo si respirava l'attesa per il grande evento. Una pioggia di petali di rosa ha salutato il passaggio della lunga processione. C'è chi prova ad azzardare delle cifre, arrivando a contare 15.000 visitatori. Probabilmente non si sono raggiunti questi numeri da record, ma di certo erano in molti ad attendere l'arrivo della processione, all'ingresso del Rione Terra, nel piazzale antistante Palazzo Migliaresi, dove chi era sprovvisto di invito ha dovuto attendere il termine delle celebrazioni per poter superare le transenne ed entrare nel cuore del Rione Terra. Ma all'ingresso ad attendere l'arrivo dei santi c'era anche chi era lì per far sentire la sua voce. Si tratta di alcuni avvocati del sindacato forense che protestavano contro il rischio di chiusura della sede del giudice di pace. Questa è una manifestazione per sensibilizzare i cittadini fregrei e di tutto il comprensorio sulla imminente chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Pozzuoli. Gli amministratori putiolani e quelli degli altri comuni interessati, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, avevano promesso che avrebbero mantenuto l'ufficio del giudice di pace, mentre invece poi sono venuti meno a questa loro promessa, dicendo che non ci sono le risorse economiche per mantenere. Cosa comporta per i cittadini e per voi avvocati? Per noi avvocati nulla, perché si tratta di fare, invece di fare cause a Pisciarelli, dove facciamo adesso, dobbiamo andare a Piazza Cavour presso l'ufficio di Napoli. Per i cittadini sarà un onere aggiuntivo notevolissimo, perché dovranno spostarsi da Monte di Procida, da Bacoli, da Quarto e da Pozzuoli ed andare presso l'ufficio a Napoli, già oberato di lavoro, già con tempi lunghissimi, che sarà ancora di più oberato con le cause che arriveranno da Pozzuoli. Alle 18.30 ha fatto il suo ingresso la prima statua, accompagnata da un applauso scrosciante. Un momento simbolico che molti hanno voluto catturare con fotocamere e telefonini. A seguire gli altri busti e l'urna con le reliquie di San Procolo, che nel corso della celebrazione è stata posta sotto l'altare della cattedrale. Oltre 400 i puteolani che affollavano le panche in legno dalle linee contemporanee ed essenziali, che si sposano con la bellezza delle colonne opalescenti del Duomo. Il coro diocesano intona le note del compositore Giambattista Pergolesi, morto nel 1736 a Pozzuoli. E proprio nella cattedrale era stato eretto un cenotafio dell'ossario comune nel quale pare fosse stato sepolto il compositore, cenotafio che dopo il restauro non è più presente all'interno del Duomo.
Con aria commossa il vescovo Pascarella dà inizio alle celebrazioni alla benedizione del Duomo e dell'altare. I putiolani presenti alla celebrazione seguono la Santa Messa e si guardano intorno. In molti non riconoscono la cattedrale che hanno lasciato nel 1964, quando un incendio nella notte tra il 15 e il 16 maggio, divampando dal tetto in legno, bruciò tutto. Persino le pareti marmore che avevano inglobato le colonne dell'antico tempio, consentendogli di riemergere. Il ritorno in cattedrale ha coinvolto l'intera città. Coloro che non sono riusciti a seguire le celebrazioni dall'interno hanno potuto partecipare alla messa seguendola dai maxi schermi posizionati all'ingresso del Rione Terra in Piazza della Repubblica, attendendo di poter percorrere al termine della messa i vicoli del Rione. Un evento di sicura valenza storica che in tanti non hanno mancato. Sindaco Figliolo, è un momento importantissimo per la città di Pozzuoli, aspettava da 50 anni la celebrazione di una messa nella Cattedrale Duomo. Questa è una giornata che passare alla storia, una giornata emozionante, guardate negli occhi i concittadini, io sono innanzitutto cittadino, un momento che passerà alla storia e io insomma da domani in poi insieme all'amministrazione lavoreremo per riappropriarci di tutto il Rione Terra che riteniamo che sia un volano diciamo, importante per lo sviluppo del Rione Terra, dopo circa 50 anni. Lei ha detto in diverse occasioni che Pozzuoli deve passare da città industriale a città turistica perché questo è il futuro della città. Sì, insomma, noi abbiamo tante risorse, dobbiamo avere la capacità e spero che i miei concittadini partecipino insomma, a questa trasformazione del territorio. Un giorno di speranza per il vescovo Pascarella che ci si augura rappresenti solo la prima tappa di un processo che riporterà il cuore di Pozzuoli a rivivere. Un giorno di grande gioia, un giorno di festa, ma anche è un giorno di speranza perché l'apertura, il ridonarci e poter vivere la cattedrale almeno due giorni alla settimana, io penso che sia l'inizio di un tempo non lontano in cui si potrà vivere tutta la rocca, tutto il Rione Terra. Questa è stata anche la mia preghiera che ho fatto al Signore durante la messa. Ogni sabato sera e ogni domenica mattina ci sarà sempre la messa, abbiamo già messo degli orari in cui si potrà visitare la cattedrale, l'orario delle messe, in modo tale che chiunque vuole può, aiutato anche un po' dai volontari che ci aiuteranno anche perché è sempre un cantiere per il momento, però si potrà certamente visitare e anche pregare, sostare nella cattedrale. Le visite a Rione Terra, divenuto una rocca fantasma a partire dagli anni 70, sono proseguite per tutta la sera, fino a notte inoltrata, a guidare i visitatori 90 tra volontari e studenti. Intanto sono già migliaia le richieste per visitare Rione Terra, che rappresenta un vero tesoro non soltanto per la città di Pozzuoli, ma per l'intera regione.